Sarà la sfida del Manuzzi tra Cesena e Pineto il piatto forte della giornata del campionato di Serie D. Una sfida questa che potrebbe rilanciare ancora di più le ambizioni di biancazzurri di Daniele Amaulo, oppure mettere un sigillo ancora più pesante sulla vittoria del campionato dei bianconeri. Il Pineto, dopo il pareggio senza reti contro il Notaresco, riavrà a disposizione Marco Pomante dopo il turno di squalifica, ma perde, per lo stesso motivo, Pepe. Saranno interessanti le scelte che il tecnico farà nel reparto avanzato. 7 giorni fa, Cruz fu il riferimento offensivo con Massa e Tomassini alle sue spalle, ma adesso c'è anche un Cerceluti in più ristabilito e desideroso di riassaporare magari dall'inizio il terreno di gioco. Il Cesena ha avuto il match ball lunedì sera, ma non l'ha sfruttato contro la Savignanese, anzi ha addirittura rischiato di capitolare. In più il Pineto ha già dimostrato come si battono i bianconeri nella gara di andata. Chi spera di trarre vantaggio da questo scontro è il Notaresco, che riceve la visita della Sangiustese, potendo di nuovo contare su Dalmazzi e Fabriani. Mancherà però il bomber del raggruppamento Santiago Minella, dopo il rosso ingenuo del Mariani Pavone, che ha la possibilità tra le mura amiche di consolidare la terza piazza dal ritorno proprio dei marchigiani, in un girone di ritorno che, fatto salvo il passo falso con il Matelica, ha visto il Notaresco far suo sempre il bottino pieno. Il Francavilla ha il secondo impegno interno consecutivo contro la pericolante Forlì. Marachini ha qualche problema di formazione. Mele è out per squalifica e c'è la possibilità che il tecnico faccia giocare uno tra Bolocca e Bellanca, mentre le vere cattive notizie vengono da Cafiero, che si è infortunato domenica scorsa e rischia di averne per molto tempo. A rischio ci potrebbe essere il finale di campionato, ma nel frattempo in difesa giocherà l'Under Gallo. Alfadini di Giulianova però forse la gara più affascinante, soprattutto per le implicazioni di classifica, di una sfida che vedrà i giallorossi affrontare un campo basso pericoloso e impegnato in una rincorsa agli spareggi che è quasi disperata. Il Giulianova invece ha grandi problemi davanti. Tozzi Borsoi non è al meglio, Di Paolo è squalificato, e allora Bolza dovrà trovare le risorse per far male ai molisani in altro modo, perché il cuscinetto rispetto alla zona calda c'è, ma non è tanto ampio per poter dormire sonni tranquilli. Il campo amico deve essere un'arma in più per il Giulianova, che deve guardarsi soprattutto dietro. Le situazioni più delicate a Vasto e ad Avezzano. In casa aragonese ennesima tegola con il nuovo infortunio per Daniel Giampaolo, che saluta la stagione proprio nel momento in cui doveva tornare in campo. Davvero maledetto questo campionato per l'attaccante, che non potrà dare una mano ad una formazione entrata in un vortice che più negativo proprio non si può. Senza Leonetti squalificato e con Matalone infortunato come Giampaolo, la trasferta di Montegiorgio è delicatissima, soprattutto dopo le tre sberle rimediate a campo basso. Infine l'Avezzano, che invece in casa ha un'opportunità unica di battere la Jesina e rimediare al passo falso di Forlì di 7 giorni fa. Il De Marsi ha regalato qualche soddisfazione in più ai biancoverdi, che riavranno Manari davanti, mentre i Leoncelli saranno privi di Iabré. Fischio d'inizio per tutte le gare alle 14.30, unica eccezione proprio Cesena. La gara del Manuzzi infatti al via alle 15.00.